Oggi un dolce di Natale, il pane del vescovo. È un dolce molto ricco di frutta secca, con un gusto veramente molto particolare. Vi conquisterà. Ci serviranno 6 uova fresche di taglia media che andremo a dividere in tuorli e albumi. Gli albumi poi verranno montati a neve. 300 g di zucchero semolato, 200 g di farina di tipo 00 o comunque per tutte le preparazioni, 280 g di frutta secca mista, e qua io ho scelto delle noci brasiliane, delle noci normali, dei pistacchi, delle mandorle, l'importante è che si ottenga comunque una quantità di 280 g. Un cucchiaio di cioccolata in gocce, 70 g di cedro candito e poi qualche ciliegina candita. 140 g di uva sultanina messa a mollo in un alcolico. Io ho scelto una grappa. Un pizzico di noce moscata, un pizzico di sale, una busta di lievito della marca che preferite. Due bustine di vanillina, sempre della marca che preferite, o se preferite e se avete la possibilità, utilizzate una bacca di vaniglia. Per realizzare tutto, ci servirà uno stampo da plum cake. Io ho scelto questo per il momento, ma non sono ancora convinto, forse ne prenderò uno con il fondo metallico. E per la finitura, dello zucchero a velo. Iniziamo. Iniziamo separando i 6 tuorli dai 6 albumi. Quindi nella ciotola della planetaria, ma se volete potete lavorare benissimo a mano, andiamo a mettere i nostri 6 tuorli, un pizzico di sale e i nostri 300 g di zucchero con un pizzico di noce moscata e non so se si vede qui la vanillina che ho già aggiunto a questo composto. Quindi mettiamo in macchina e facciamo lavorare per bene finché sarà un composto chiaro e spumoso. Composto sta montando in planetaria, dedichiamoci alla frutta secca, aggiungiamo in un recipiente abbastanza capiente un po' di farina e quindi andiamo a mischiare per bene tutta la nostra frutta secca, perché questo impedirà che la frutta finisca sul fondo del nostro impasto. Aggiungiamo anche la nostra uvetta e quindi i canditi e la cioccolata, e anche in questo caso andiamo a infarinare per bene tutto insieme. Mescoliamo a questo punto la farina con la nostra bustina di lievito. Ora che il composto è ben montato, andiamo ad aggiungere a cucchiaiate, un cucchiaio alla volta, la nostra farina con il lievito e continuiamo a lavorare finché tutto sarà perfettamente amalgamato. Con l'aiuto di uno sbattitore elettrico andiamo a montare a neve ben ferma le nostre chiare. A questo punto della lavorazione l'impasto è molto molto compatto, quindi per questa fase ho deciso di utilizzare il gancio. Aggiungiamo la frutta secca e quindi facciamo lavorare la macchina con il gancio. Prendiamo il nostro stampo con della carta forno che io per comodità ho bagnato per rendere più malleabile. E a questo punto andiamo ad aggiungere le nostre chiare montate a neve al nostro composto precedentemente lavorato. Incorporiamo delicatamente i nostri albumi. È un impasto veramente molto pesante, quindi non spaventatevi, però l'aggiunta degli albumi rende il tutto molto molto più semplice. Ci vuole solo un po' di pazienza. Ho terminato di aggiungere tutti i nostri albumi. La consistenza che otterremo è questa. Come vedete è abbastanza cremoso. Quindi ha perso la solidità che aveva all'inizio. Adesso andiamo a mettere nel nostro stampo e quindi inforniamo a 180 gradi, forno ventilato, per circa un'ora, un'ora e mezzo. Dipende dal vostro forno, chiaramente, e va sempre controllato. Vi consiglio caldamente di mettere un foglio di carta forno durante la cottura per evitare che si bruci la parte superiore, cosa che capita molto spesso. Ecco il nostro dolce nel suo stampo, pronto per andare in forno.
dopo un'ora e mezzo di cottura, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. È un dolce che necessita unicamente di una spolverata di zucchero a velo ed è veramente molto molto saporito. Si conserva facilmente con della carta alluminio per circa 5-6 giorni. Mi raccomando, provatelo perché è veramente buono. Adesso lo proveremo, a fare un assaggio. Ora che è raffreddato possiamo guardare l'interno. Guardate quanto è ricco. Non ci rimane che assaggiare. È buonissimo. Buon appetito.